Allora, è stata una partita combattutissima, ci sono stati diversi momenti in cui il Firenze sembrava girare, alla fine come è capitato altre volte quest'anno, ho trovato sempre le risorse per riuscire. Ci vinco mentre... Questa è la, secondo me, una delle cose positive di questa squadra. Non è stata una bellissima partita dal mio punto di vista, a parte siamo stati partite molto bene e anche il secondo sì, siamo riuscite alla fine a portare la casa, ma abbiamo chiuderlo molto prima. E poi abbiamo una partita che sembrava un po' essersi complicata, ma secondo me ci siamo un po' spente, quindi poi quando si spegne anche caratterialmente è un po' più difficile, invece possiamo dire. State bravi, ti ho messo qui. Ho detto dai raga, 10 minuti a 1000 e chiudiamo la parte. Questa cosa qui che hai detto però è una caratteristica che quest'anno si vede, cioè ti capita come è normale che sia una squadra anche piuttosto nuova, di avere dei momenti di passaggio a vuoto, ma hai anche la capacità di riprenderlo. Sì, perché mi viene da dire che comunque siamo tutte in grado di dare un qualcosa in più, magari anche solo per dirti vita, non lo fa con la voce, ma fa con i punti, e chi non lo fa magari con i punti in quel momento lo fa comunque con il carattere, siamo delle... Spesive, sì, quindi ogni tanto ci sta quel calo generale, ma poi ci teniamo su. Annullare 12 set point consecutivi, te l'ha mai capitato? Ma penso di no, neanche un set a 44-42, perché alla fine sono due set ormai. Durato 52 minuti. Ne risento, è il mio fisico. Però è bello. Ci vuole testa però. Sì, ma sono quei momenti belli che vorrei giocare sempre. Sì, perché a 11 non mi piace. Neanche 44-42, parliamoci. Una volta ogni tanto, diciamo. Se capita una volta. Esatto.